Namaste, ciao a tutti, bentornati. Oggi faremo una piccola clip su alcune, diciamo, pratiche per sciogliere le tensioni del bacino, in particolare le tensioni posteriori del bacino e quelle legate all'estensione dei muscoli interni delle cosce. Quindi un lavoro che fondamentalmente si impernia sullo stiramento delle gambe. A questo proposito ci è utile una cintura come quelle che usiamo qui nel centro, può andare bene, se ce l'avete, se non ce l'avete va bene anche una cintura per tenere su i pantaloni, va bene ugualmente, o anche un tubolare, un calzettino con il quale appunto poter estendere un pochino la lunghezza delle nostre braccia. Ecco, la cintura va intesa come una appendice delle nostre braccia. Adesso poi vedremo in che modo. Vi raccomando sempre di cominciare con la preparazione, che trovate già nei video caricati, questo perché lavoriamo con più scioltezza nel resto del corpo. Bene, cominciamo. Allora, ci distendiamo a terra, teniamo la cintura a portata di mano, sistemiamo con cura il bacino in modo da essere in posizione centrale. Ecco, bene. Facciamo alcuni respiri profondi. Entriamo prima di tutto nello spazio del corpo con delicatezza, senza forzare. Respiriamo, possiamo appoggiare un pochino le mani sulla pancia per sentire che l'addome è rilassato, i muscoli addominali sono sciolti, la regione del diaframma è rilassata e anche il torace è leggero, quindi riceve con più agio il respiro. Bene, ora porteremo il ginocchio destro verso il petto, andremo a intrecciare le mani sul ginocchio o sull'inizio della tibia, lasciamo qui le braccia senza che subito si attivino per avvicinare la coscia all'addome e avvicinino leggermente, ok? Stringano leggermente questo angolo senza però incidere in maniera troppo intensa. Lasciamo che la testa femorale si muova, una rotazione indietro nello spazio articolare. E qui iniziamo piano piano a fare dei piccoli cerchi con l'anca destra, con la testa femorale destra. Potete iniziare girando nella direzione che vi viene più spontanea, può essere rotazione interna come sto facendo io, vista dall'alto sarebbe una rotazione per un osservatore che sta guardando dall'alto, una rotazione in senso orario. E poi cambiamo giro e andiamo nell'altra direzione. Espiro e adesso provo a accentuare un pochino questa vicinanza fra cosce e addome, agendo con un pochino più di forza, ma non troppa, nelle braccia. Il piede a terra, il sinistro è attivo, tiene forte. Bene, vado a prendere la mia cintura, la svolgo avendo cura che non si attorcigli. Posso piegare la metà, se ho una cintura, diciamo, di lunghezza media, come può essere questa, oppure tenerla anche lunga, così com'è. Qui andremo a portare la cintura, vedete dove? Qua, non in cima, diciamo sotto il monticello, il
cuscinetto del metatarso, ma più giù, diciamo, alla base anteriore del tallone. Poi, quando avete agganciato, agganciate molto in alto con le mani, vicino al piede, anche sollevando il bacino. Lasciate poi scivolare la cintura fra le mani e riportate giù il bacino. Molto importante non trovarsi in questa posizione, con i gomiti in forma e le braccia piegate. Le braccia non devono piegarsi, e nemmeno in questa, no? Con una mano più sopra rispetto all'altra, lavoriamo con le mani più o meno parallele, ricentriamo il bacino, sentiamo l'estensione della gamba destra, stiamo lì e respiriamo. Cerchiamo di allungare la caviglia interna destra, rilassiamo le spalle e proviamo a estendere la regione della nuca lontana dalla base del collo. La gamba sinistra per ora è ancora piegata. Respiro e cerco di accomodarmi, di rilassarmi nella posizione, nei muscoli posteriori delle gambe e delle cosce, dei glutei, sono muscoli molto resistenti, molto forti e quindi richiedono un tempo. E anche un atteggiamento non troppo rigido, ma nella tenuta, anzi cerchiamo di coltivare sempre la gentilezza. Inspiro. Espiro, espiro. Ritorno, mi posso appoggiare con la cintura sulla pancia. Ritorno centrale, ascolto la differenza che ho prodotto sui due lati del bacino, sulle gambe. E poi passo all'altro lato, gamba sinistra, piegata, le mani al ginocchio o lì in cima alla tibia. Lascio che le braccia, semplicemente con la loro pesantezza, no, portino un pochino più vicino a me la coscia. E poi inizio la rotazione. Decidete voi in quale direzione ruotare. L'intento non è quello di fare un cerchio molto ampio, no? Muovendo anche tutto il corpo, è un piccolo cerchio che deve incidere sulla rotazione dell'anca, in questo caso la sinistra. Bene, cambiamo il senso alla rotazione, andiamo nell'altra direzione, osservando, no, attentamente questa condizione, no, di maggiore scioltezza dell'anca sinistra. Ok, inspiro, espiro, avvicino un pochino con un po' più di energia delle braccia, il ginocchio e vado a prendere la cintura. Uno e due. Sempre alla base anteriore del tallone, poi il bacino può sollevarsi e poi discendere. Se scendendo sentite che la tensione della muscolatura della coscia, della gamba è troppo intensa, mollate leggermente la cintura. Semplice, ok? Dobbiamo stare in questa prima, diciamo, questo primo passaggio, fare meno piuttosto che più, di più, no? Stiamo rilassati. Lasciamo andare la tensione della gamba sinistra respirando, rilassando le spalle, allungando la testa fuori dal tronco, dilatando le dita del piede sinistro, provando ad allungare la caviglia interna sinistra. E pian piano provando a estendere meglio il ginocchio sinistro, no? I muscoli posteriori vengono stirati, i muscoli anteriori, gli antagonisti, si attivano, quindi un minimo il quadricipite, questo grande muscolo anteriore della coscia, si attiva. Inspiro, espiro e sciolgo. E di nuovo ascolto il mio bacino. Posso muovere anche un po' le ginocchia da una parte e dall'altra, per sensibilizzare meglio la regione della pelle che ricopre il sacro e il coccige e anche
le ali iliache erano le ossa posteriori del bacino. Bene, ritorno al centro, piedi sempre appoggiati con le gambe piegate. Ritorno, uno, ginocchio destro. Adesso vado a estendere la gamba sinistra. Avvicino piano il ginocchio destro, cercando di estendere bene la gamba sinistra. Quindi sentite che il tallone sinistro scivola in avanti e la regione posteriore del ginocchio si appoggia. Cerca perlomeno di ridurre al minimo la distanza rispetto al pavimento. Rilasso le spalle. Inspiro. Espiro, piego la gamba sinistra, vado a prendere di nuovo la cintura, la posiziono dove già so, porto su la gamba destra, riappoggio giù il bacino, eventualmente mollo la cintura, le braccia mi raccomando sempre in esteso, utilizziamo la cintura come una appendice, un'estensione delle nostre braccia e poi andiamo a distendere la gamba sinistra. E siamo in Sutta Padangusthasana, anche se non c'è l'aggancio dell'alluce, chi può farlo o lo faccia senza problemi. Okay, qui ovviamente questo lavoro è un lavoro per tutti, ma che va bene anche per chi è più esperto può anche provare a intensificare l'azione, no? Agganciando l'alluce ad esempio, anziché prendendo la cintura. Inspiro, espiro. Sono ancora entrambe le mani in azione, quindi ciascuna mano afferra un capo della cintura, non prendete con entrambe le mani i due capi insieme, non uniteli. Benissimo, espiro. Adesso andremo a prendere con la mano destra i due capi della cintura in questa maniera, ok? Potete anche non guardare il video se state già eseguendo, sapete già cosa stiamo facendo e ascoltate le indicazioni. Con la mano sinistra andate a prendere il cavo popliteo, cioè la regione posteriore del ginocchio destro, la agganciate e favorite una leggera rotazione della punta del piede verso la vostra destra, ok? Quando avete fatto questo, la gamba può iniziare ad aprire verso destra. Fate attenzione a non rotolare, no? Quando aprite, la mano sinistra va in appoggio alla spina iliaca sinistra. Andiamo piano in apertura, non dobbiamo rotolare, ok? Sollevando tutto il corpo sulla parte sinistra rispetto al pavimento, dobbiamo rimanere lì centrali. Quindi, come facciamo? Possiamo scendere, a un certo punto sentiamo che la parte sinistra del bacino tende a alleggerirsi, ok? Ad esempio può capitare a questa altezza, molliamo un po' la cintura e magari riusciamo a rimanere anche sospesi col piede ma stabili con la parte sinistra del bacino. Non andate troppo giù col piede mollando del tutto la cintura, altrimenti l'esercizio diventa ininfluente, diventa inefficace e non è più funzionale allo scopo che vogliamo realizzare, cioè sciogliere i muscoli posteriori. Quindi ripetiamo, da destra afferro con la mano destra, la mano sinistra prende il cavo popliteo, ruotiamo un pochino la testa femorale, ma sempre un movimento di rotazione, verso l'esterno, la punta del piede destro verso l'esterno, mano sinistra sulla spina iliaca, andiamo piano ad aprire là. Ok? Quando siamo giù, proviamo anche qui a lasciarci andare, a non resistere, no? Ad accomodarci. A un certo punto l'azione non c'è più, c'è un permanere nella posizione, che è un po' il tema che vogliamo sviluppare in questo lavoro a distanza. Respiro. E poi inspiro, vengo col piede di nuovo
posso in alto, vado a agganciare con la mano sinistra, ok? Apro il braccio destro verso la mia destra, ruoto già la testa verso destra, guardando la mano destra, e piano piano porto la gamba destra verso sinistra. Questa volta il bacino invece si stacca completamente da terra e andremo a ruotare sulla parte sinistra del bacino e sulla coscia esterna sinistra. I piedi restano entrambi attivi, con il gomito sinistro, che è quello che la mano che tiene la cintura, il gomito sinistro spinge sul pavimento per controruotare il torace a destra e provare a scendere meglio con la scapola destra a terra. Bene, riporto la testa al centro, fletto il ginocchio destro, inspiro, ritorno in posizione centrale, con entrambe le mani, quindi posizione di partenza, piego la gamba sinistra, spiro la cintura e vado ad appoggiare la cintura alla pancia. E di nuovo ascolto. Ascolto il mio bacino, ascolto il mio respiro, rilasso la mandibola se sono stato un po' in tensione, no, nella tenuta della posizione. Inspiro, espiro, vado ad agganciare ginocchio sinistro, quindi ripetiamo tutta questa sequenza sul lato sinistro, avvicino il ginocchio sinistro un po' di più, grazie all'azione delle braccia, i gomiti si chiudono, mi raccomando, la gamba destra allunga avanti e stiamo lì, inspiro, espiro, devo sentire che il cavo popliteo del ginocchio destro, no? Quindi la zona dietro del ginocchio, prova ad andare a toccare il pavimento, cerco di non irrigidire il corpo, espiro, fletto il ginocchio destro, riappoggio il piede destro giù, vado a prendere la cintura, la vado di nuovo a mettere nel punto già descritto, e riappoggio giù il bacino, quando sono giù col bacino scivolo avanti con la gamba destra, mi riporto di nuovo in posizione verticale e gamba sinistra e orizzontale completamente con la gamba destra, spalle via dalle orecchie, respiro, provando piano piano a sentire che la base della luce sinistra è come se volesse andare a toccare il soffitto. Allora sentite cosa avviene nel bacino. I piedi sono attivi. Bene, ora andiamo a prendere con la mano sinistra la cintura. Con la mano destra vado a agganciare la regione posteriore del ginocchio e provo piano a ruotare, ok, in questa maniera, la gamba sinistra verso sinistra, anche la punta del piede. Bene, la mano destra si appoggia alla spina iliaca anteriore, destra, andiamo piano in apertura. Come prima, questa mano spinge affinché il bacino non venga su, sul lato destro, no? E qui posso fermarmi, io ad esempio da questo lato ho un po' più di durezza, quindi devo andare con più cautela, con più pazienza, provando a rilassarmi, non a irrigidirmi, e respirare. E pian piano vedete il piede si allunga verso terra. Inspiro e torno su al centro. Cambio la mano, quindi la mano destra, afferra i due capi della cintura, il braccio sinistro apre
per mettere a quinte, guardate che la mano sia la testa della spalla, la testa ruota verso sinistra, e andiamo piano in torsione, staccando il bacino dal pavimento e ruotando quindi sul fianco, sul lato destro. Con il gomito destro spingo un pochino la terra per contro ruotare e tornare a sinistra e provo a schiacciare giù la scapola a sinistra e poi rilascio il braccio destro e respiro. Fate attenzione al mischio sinistro, potete andare giù come se volesse andare a toccare la parete che ho di fronte. Sgancio e sono di nuovo nella posizione iniziale e osserviamo il bacino adesso nella posizione iniziale, osserviamo la sensazione, no? Lungo le cosce, lungo le gambe, inspiro ed espiro, rilasso la pancia, rilasso il diaframma, la regione mandibolare, il volto. Bene, adesso proveremo a distendere entrambe le gambe sempre con l'ausilio della cintura, quindi portiamo le ginocchia verso il petto, manteniamo un piccolo spazio tra le ginocchia, i piedi invece sono uniti, tenendo la cintura con entrambe le mani entro fra le ginocchia, vado ad agganciare i piedi, okay. Potete sollevare la testa per vedere se è agganciata nel posto giusto. Le braccia, vedete, restano fra le gambe, riappoggio la testa e piano piano, anche mollando un po' la cintura, provo ad andare là. Ed è posizione di Supta Dandasana, grazie anche all'utilizzo della cintura. Posso mantenere più agevolmente la posizione e spingete verso l'alto la base dei due alluci, allargate le dita dei piedi, respirate. Inspiro ed espiro, sciolgo. Le gambe sono piegate, i piedi sollevati. Allunghiamo il braccio sinistro indietro, in questa maniera, e giriamo sul fianco sinistro, appoggiando la mano destra davanti al petto, a terra. Da lì spingiamo, estendiamo la gamba destra e veniamo su. Posizione della schiena distesa, ginocchia leggermente separate. Inspiro. Espiro, mi appoggio con le mani alle cosce superiori, allungo la mano destra avanti, la mano sinistra, le dita a coppa, via le spalle delle orecchie. Cerco di non staccare il bacino dei talloni, cerco di assorbire l'addome, la parte inferiore all'interno e poi lascio andare giù. Le dita delle mani molto aperte, inspiro, ad un Mukha Svanasana e osservo il mio Mukha Svanasana principalmente sentendo tutto come sempre, no? Ma provando a tenere un pochino più in osservazione il bacino e le gambe. La testa non crolla giù. Qui scendo con le ginocchia. Separo le
prendendo più i piedi. Porto indietro la mano destra, porto indietro la mano sinistra. Le mani, diciamo, sulla linea delle ginocchia vanno già bene, per qualcuno può andare ancora meglio, portarle leggermente più indietro. Vedete voi come vi sentite meglio. Io vado bene a questa, diciamo, altezza con le mani, quindi sulla linea delle ginocchia. Da qui salgo in Uttanasana. In Uttanasana lascio andare giù, giù. Sento che anche il volto si rilassa, la testa è lasciata andare giù. Inspiro. Espiro. Giù le ginocchia. Di nuovo ginocchia separate, mani sulle cosce, piedi uniti, espando il torace. Ripeto, nel passaggio da Dukkha a Uttanasana, giù. Quando sono stabile, sento che il bacino è rimasto giù, avanzo con la mano sinistra, poi con la mano destra, le dita a coppa, le dita come se volessero tirare verso di me il tappeto, verso le ginocchia. Espiro, allungo avanti la bocca dello stomaco, inspirando e espirando, sento l'addome che si ritira, poi lascio andare giù la testa, palmi giù la bocca Virasana, dita delle mani ben dilatate, inspiro, espiro, e inspiro, su, espiro, allunga Svanasana, ok, provo a sentire di nuovo l'azione di Adho Mukha dal bacino ai talloni. Sentite le cosce nella parte alta che vanno indietro, diciamo dalla linea degli inguini, no? Quei 3-4 cm sotto la linea degli inguini, le cosce vanno indietro, si spingono indietro. E sentite adesso le tibie che vanno nei polpacci. Inspiro. Espiro, giù le ginocchia, separo i piedi come prima, prima la mano sinistra, poi la mano destra, ed è Uttanasana. Come sempre.